Una delle regioni italiane in cui è stato avviato il percorso per il PDTA della malattia di Parkinson è la regione Lombardia. Abbiamo il piacere, durante il 12° forum sul risk management in sanità in corso a Firenze, di parlare con il coordinatore di questo progetto, il dottor Alberto Albanese. Allora dottore, quando siete partiti e quali obiettivi vi siete posti? Noi siamo partiti ad inizio anno con un gruppo di 8 centri che sono con diverse tipologie, alcuni sono più cittadini, altri sono più piccoli o più periferici, per verificare insieme i criteri per far collaborare in rete centri tra loro diversi su un'unica malattia, che è la malattia di Parkinson. Tutti questi centri sono centri esperti, non abbiamo inserito al momento nella rete centri non esperti nella patologia, che potrebbero essere centri ancora più periferici o territoriali, che poi entreranno in un secondo momento. Abbiamo deciso di utilizzare una metodologia abbastanza scientifica, quindi abbiamo preso i criteri di classificazione dei centri per il Parkinson della National Parkinson Foundation americana e abbiamo visto quanto ciascuno di noi aderisse a questi criteri. A questi abbiamo aggiunto dei criteri di gestione, di organizzazione, di caratteristiche del centro, quindi di interazione anche con l'ambiente o con i processi di controllo, e quindi ci siamo descritti. Dopo esserci descritti, stiamo valutando insieme gli indicatori per poter misurare l'attività che noi pensiamo di fare in rete. Ecco, quanti centri sono coinvolti e quale percorso state facendo? Quante volte vi riuscite a vedervi da quando avete attivato già il programma? Noi ci siamo visti 6-7 volte durante l'anno, abbiamo iniziato nella scorsa primavera, credo febbraio-marzo del 2017, quindi di quest'anno, e ci siamo incontrati. Poi c'è stato un lavoro di singoli sottogruppi, perché abbiamo creato dei percorsi a cui stiamo lavorando, che sono la fase iniziale di malattia, che sono la fase complicata, che sono le terapie avanzate, quindi chirurgiche, sia neurochirurgiche che di infusione per esempio intestinale o in altro modo, e poi la riabilitazione, che è un argomento anche molto importante e molto complesso, tutto sommato di non facile inquadramento, e quindi tutti i pezzi della storia della malattia del paziente parkinsoniano verranno poi messi insieme in questo mosaico che noi pensiamo di completare per la primavera dell'anno prossimo. Ecco, qual è il prossimo passo importante? Noi stiamo lavorando agli indicatori per sottogruppi, quindi a coppiette, diciamo, ci sono varie coppie che stanno definendo gli indicatori da riproporre. Ci incontreremo appunto tutti insieme la prossima settimana per l'ultimo incontro di questo anno e discuteremo gli indicatori proposti dai sottogruppi. Dopodiché lavoreremo agli indicatori, nel senso che cercheremo di metterli in pratica e vedere quanto questi possono essere praticamente gestiti in una realtà quale quella della pratica clinica corrente.